Ciao e ben trovati sul mio canale. Allora, ho iniziato a fare le colombe, vediamo se riesco a farvela vedere. Guardate, adesso l'ho già imbustata, che si asciugherà bene. Ho fatto colare un po' di cioccolato bianco, ma ci sta bene questa colatura. Ho messo sopra cioccolato bianco e pistacchi. Questa è una ricetta di Renato Bosco, l'abbiamo già fatta sul gruppo Nuvola. E voglio riproporvela, quindi andrò a montare il video per vedere tutti i passaggi. Detto questo, seguitemi in questo nuovo video. Questi sono gli ingredienti per fare il primo impasto. Questa colomba la farò con la ricetta di Renato Bosco. Quindi ho preparato la farina, lo zucchero, la mia pasta madre che adesso peserò, i tuorli, il burro e l'acqua. Metto in planetaria l'acqua e la mia pasta madre a pezzettini. La pasta madre, come sapete, bisogna prepararla, quindi rinforzarla. E nel giorno dell'impasto rinfrescarla 3 volte. Trovate anche un video sulla preparazione della pasta madre per i grandi lievitati. Se cercate sul mio canale trovate il video su come prepararla. Quindi faccio girare con la foglia un pochino per far sciogliere un po' la pasta madre, poi ci butto subito la farina. Giro a velocità bassa all'inizio, quindi 1, 2, questo dipende dalle vostre planetarie, per far amalgamare bene la farina. L'impasto, come vedete, rimane un pochino così, non diciamo non omogeneo. E a quel punto mettiamo subito una piccola parte di uovo, di tuorlo. Il tuorlo va messo in più volte alternando con lo zucchero, quindi un pochino di zucchero, vedete? Va messo pressappoco in 3 anche 4 volte e continuo a girare. Piano piano vedete l'impasto cambia consistenza, non vi spaventate perché poi dopo andrà meglio. Metto ancora il tuorlo, anche se vi annoio un pochino se questo video viene un po' lunghetto, però voglio farvi vedere bene questi passaggi. Qualche piccolo taglio naturalmente l'ho fatto, altrimenti il video durerebbe più di un'ora. Continuo fino a che non metto tutti i tuorli, pulisco bene. Ok, sto girando ancora con la foglia. Questa è una ricetta che abbiamo anche fatto con il gruppo Nuvola. Credo un paio di anni fa, la trovate anche nei file di Nuvola, un amore di pasta madre. Allora, a questo punto metto il gancio e giro, aumento un pochino la velocità. Controllo, scusate, ogni tanto mi pulisco la ciotola e continuo a girare. Allora, io prima di fare questa operazione in serata ho messo sia la ciotola che la foglia e il gancio in frigorifero diverse ore, quindi per mantenere fresco l'impasto, perché è importante, qui intanto inizio a mettere il burro. È importante non far scaldare molto l'impasto, quindi ci fermiamo ogni tanto
Il burro lo mettiamo piano piano a pezzettini, aspettiamo che assorba il primo pezzetto, poi ne mettiamo un altro fino alla fine. Vedete, sta già incordando l'impasto, si vede, si attorciglia bene al gancio. Bisogna misurare la temperatura con il termometro perché l'impasto non deve superare i 24 gradi, quindi quando si comincia a avvicinare al 24 ci fermiamo e appoggiamo un pochino la ciotola in frigo. A me non è successo proprio perché ho messo in frigo la ciotola e il gancio, poi fa anche freddo, quindi controlliamo un attimino se c'è il velo, comincia a venire, però ancora si strappa, quindi faccio girare un altro pochino per finire l'incordatura. Ok, quando l'impasto è pronto, lo mettiamo sul piano di lavoro e lo lasciamo riposare. La ricetta parla di un'ora, io sinceramente l'ho tenuto soltanto mezz'ora scoperto e poi gli do qualche piega così. Si presenta bene, vedete, molto elastico. Io sto facendo la dose di 1 chilo, infatti non è molto. Penso che conviene fare almeno 1,5 chilo. Pirlo, lo tengo ancora 10 minuti e poi lo pirlo di nuovo, così, e lo metto in una ciotola a lievitare. Questo impasto, come ho detto prima, lo sto facendo di sera, quindi lo terrò tutta la notte. Guardate, io ho fatto così, l'ho tenuto a temperatura ambiente, poi la mattina presto ho acceso la cella di lievitazione, l'ho messo in cella di lievitazione, oppure mettetelo direttamente in cella. Praticamente deve triplicare il suo volume. E quindi dipende molto dalle temperature, se non è tanto freddo potete lasciarlo a temperatura ambiente oppure nel forno con la lucina accesa. Ed eccolo qua, triplicato il mattino dopo. Eccoci qua. Al mattino ho tirato fuori la ciotola dal frigo, ci metto l'impasto, sgonfio l'impasto e ce lo verso. E poi devo far raffreddare l'impasto perché naturalmente è stato al caldo. E lo infilo in frigo, lo copro, lo metto in frigo per mezz'ora. Guardate com'è bello l'impasto, ben lievitato. Quindi lo terrò 30 minuti nel frigorifero con un coperchio. Copriamo con la pellicola o con qualcosa. Eccolo qua. Nel frattempo ci siamo preparati tutti gli ingredienti per il secondo impasto. Li trovate scritti in descrizione e nell'info box. Passato il tempo, metto direttamente il gancio e ci butto 50 g di farina. Faccio girare tentando di mantenere l'incordatura, faccio amalgamare bene la farina. Ci aggiungo poi subito il sale, qui naturalmente qualche piccolo taglio l'ho fatto. E poi ci metto il malto, 1 grammo di malto che è difficile anche pesarlo, però insomma è pochissimo, avete visto. E giro. Continuo a girare. Poi metterò, ecco, aumento un pochino. Qui vale la stessa cosa di prima, non far scaldare l'impasto, quindi controllare. Inizio con il tuorlo,
come al primo impasto ne metterò un pochino per volta, in più volte. Vedete come metto il tuorlo, l'impasto, vedete, cambia consistenza, quindi per quello dobbiamo metterne un po' per volta, alternando con lo zucchero, cercando di riportare sempre ad incordatura. Non avete fretta, fate piano piano. Ok, continuo con il tuorlo. Non metto la velocità altissima all'inizio, così evito anche che si scaldi troppo. Quindi tuorlo e zucchero in più volte. Qui ho finito, sto mettendo l'ultima dose. Forse vi annoio un pochino, ma cercate di guardarlo tutto il video. Naturalmente parlo per chi è che non conosce i passaggi, che sa le prime armi, poi ci sono quelle bravissime che sanno già come funziona, non bisogna avere fretta, fare piano piano. Ecco qua, fino a esaurimento di tuorlo e zucchero, poi posso aumentare un pochino la velocità. Allora, i semi della bacca di vaniglia io l'ho messi nel miele. Così quando vado a mettere il miele c'è già la vaniglia. E giro. Continuo a girare. I tempi sono diversi perché vedete faccio qualche stacco ogni tanto, Ci metto la pasta d'arancia che ho preparato io. Guardate. Per farla lo trovate negli altri video dove ci sono panettoni, nei miei video, non è difficile. Se non ce l'avete, se non vi va di farla, qui inizio con il burro, se non vi va di farla, dicevo, grattugiate la buccia di un'arancia e di un limone e la inserite nel burro. Quindi inizio con il burro, qui vale il discorso del primo impasto. Un pezzettino per volta in più volte, fermiamoci per non far scaldare, misuriamo la temperatura, non abbiamo fretta, è importante non far scaldare tanto l'impasto, perché sennò poi l'impasto cede, non si incorda più. Quindi quello che vi consiglio è di mettere la ciotola diverse ore, tanto tempo in freezer, nel frigo, per mantenere fresco sia il gancio che la ciotola. C'è chi mette i sacchetti di ghiaccio attorno alla ciotola. Io misuro, sembra che stia ancora bene, quindi continuo a girare per portare ad incordatura. Controlliamo il velo. Io direi che ci siamo, anche perché sta diventando lucido e non vorrei combinare pasticci. Il velo c'è, quindi a questo punto l'impasto è incordato. Il burro è stato messo tutto. E prima di chiudere mi metto i canditi. Io ne ho messi un pochino di meno di 2,50 perché non ce l'avevo, vedete, ho fatto anche un miscuglio di ciliegie candite per arrivare al peso, però sicuramente mancherà qualcosa al peso finale. Ok, mi fermo, faccio riposare una mezz'oretta nella ciotola, peso, vedete, la mia ciotola pesa 940 grammi. Quindi il peso sta intorno ai 9,60, 9,50, 9,60. Ma sono i canditi che mancano, altrimenti il peso sarebbe stato preciso, anche se durante la lavorazione qualcosa si perde sempre. Allora, dopo averlo fatto riposare 10 minuti in ciotola, lo verso sul piano di lavoro e qui lo allargo. Lo tengo una mezz'oretta così all'aria,
scoperto. Le ricette parlano sia di panettone che di colombe, parlano anche di un'ora. Deve asciugare un pochino. Lo allargo, lo tengo così. Io penso che farò due colombe, una da 500 e una da 300. Ecco qua, l'ho diviso, l'ho pesato, quindi sullo stampo da 500 metterò 600 grammi all'incirca. Su quello piccolino sono poco più di 300. Sono 600, sì, insomma, per arrivare al peso sono intorno ai 350. Bene, questo perché bisogna stare sempre un pochino più su del peso dello stampo, un 10% in più. Allora, pirlo le due pezzature. In questo modo posso anche, visto che faccio una colombina piccola, posso anche aprirla poi per vedere com'è l'interno, perché sapete che non va bene aprire subito i grandi lievitati, almeno 10 giorni dovrebbero stare, questo perché si asciuga bene l'interno. Ok, li tengo ancora 10 minuti e poi procedo. Allora, vi faccio vedere, farò i pezzi. Un pezzo per le ali e un pezzo per il corpo. Vi faccio vedere questa grande, quindi metterò prima le ali. Avete visto, ho pirlato per lungo il pezzo. Vi faccio vedere ancora quest'altro, così, eccolo qua. Ok. Pulisco bene così recupero qualsiasi pezzettino e questo è il corpo. Poi naturalmente in lievitazione si aggiusta tutto perché aumenta di volume, si allarga l'impasto, però ecco il centro dovrebbe venire un pochino più cicciotto, quindi io preferisco procedere così, fare i pezzi in questo modo. Bene, li ho coperti mettendo due stecchini sotto per non far appoggiare la pellicola. E ho aspettato che arrivasse quasi fino al bordo la lievitazione. Aspetto ancora un pochino, ecco adesso ci siamo. E in forno, vi metto la descrizione, deve stare a 170, 165-170. Io ho messo a 170, poi però ho abbassato a 165. Per all'incirca 55 minuti. Ci controlliamo sempre con il termometro al centro. Una volta arriva da 94 gradi e la colomba è cotta. Eccole qua, le ho infilzate tutte e due, e poi le ho girate e le ho lasciate fino a completo raffreddamento. Beh, io direi che sono venute molto bene, sono cresciute bene. Quindi sono soddisfatta. Sopra potete farcirle come volete. Io qui ho sciolto del cioccolato bianco, ho messo granella di pistacchio, l'altra ho messo dei confettini e adesso le lascio ancora aperte. Il giorno dopo ho aperto quella piccolina solo per farvi vedere l'interno com'è, però la regola è aprirle almeno dopo 10 giorni. È molto bella, vedete, la consistenza giusta, morbida, ma asciutta. Sì, è una buona ricetta questa di Renato Bosco, mi piace, penso che la ripeterò. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, spero di essere stata chiara in tutti i passaggi. Vi mando un saluto, condividete il video se vi fa piacere, lasciate un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale. Ciao a tutti!